Peste suina, Cannizzaro, lunedì riunione urgente a Reggio. Coinvolgendo l'assessore all'agricoltura della regione e il prefetto di Reggio Calabria, ho richiesto la convocazione di una riunione urgente e quindi la costituzione di un'unità di crisi regionale per affrontare al meglio l'emergenza legata alla peste suina africana che si è abbattuta in particolare sulla provincia di Reggio, causando grandi difficoltà in diversi comuni del territorio e anche alla categoria dei cacciatori, come sollecitato dalle associazioni di riferimento. E quanto afferma Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia, alla Camera. Su sua proposta, l'assessore regionale al ramo, d'intesa con il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, fa sapere il parlamentare, per lunedì 7 agosto è stata convocata una riunione in prefettura a Reggio al fine di attuare, precisa, un'attenta disamina sullo stato dell'emergenza della peste suina africana e sulle attività ad oggi poste in essere, quindi utile per stabilire nuovi percorsi attuativi. Una riunione pienamente condivisa anche dal Presidente della Regione Roberto Occhiuto, sempre particolarmente vigile sulle dinamiche legate all'ambiente. Ho ritenuto necessario proporre questa riunione, afferma Cannizzaro, per fare il punto della situazione e chiarire l'attività in atto e quella da pianificare, in base anche al piano straordinario per il contenimento della fauna selvatica, recentemente pubblicato su Gazzetta Ufficiale, per il quale la Regione si sta attivando per definire il proprio. Queste iniziative mirano a porre in essere, in sinergia con tutte le istituzioni a vario titolo coinvolte, una serie di contromisure orientate a fronteggiare l'emergenza e salvaguardare il patrimonio zootecnico della suinicoltura calabrese, puntando nel contempo anche al coinvolgimento in maniera fattiva del mondo venatorio, quale supporto necessario alla gestione della malattia. Al tavolo parteciperanno anche il commissario straordinario PSA, i prefetti di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo, il dirigente generale Dipartimento Agricoltura Regione Calabria, il dirigente generale Dipartimento Ambientale della Regione, il dirigente generale del Dipartimento Regionale Protezione Civile, i direttori dei Dipartimenti di Prevenzione di tutte le ASP della Calabria, il presidente ANCI regionale, il presidente Associazione Comuni dell'Area dello Stretto, il presidente Associazione Sindaci della Piana di Gioia Tauro, il presidente Associazione Sindaci della Locride, il presidente Associazione Sindaci dell'Area Grecanica, il comandante dei Carabinieri NAS, il comandante dei Carabinieri Forestali, il questore e il comandante della Guardia di Finanza. Inoltre, aggiunge Cannizzaro, subito dopo la riunione in prefettura con l'assessore Gallo, abbiamo convenuto di recarci presso il comune di Calanna, uno dei territori maggiormente colpiti, per mettere in atto un tavolo di confronto in loco, coinvolgendo i sindaci del comprensorio. Per l'occasione ritengo preziosissima anche la presenza di squadre di cacciatori e delegati delle associazioni di categoria, perché li considero veri e propri protettori del territorio in virtù della loro serietà e lealtà verso l'ambiente. In auto con 8 kg di hashish e 500 g di cocaina nel Cosentino, un arresto. Viaggiava a bordo di un'auto e aveva con sé quasi 8 kg di hashish e 500 g di cocaina. Un 29enne originario di Pagani, Salerno, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Scalea con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, nel corso di un servizio antidroga condotto anche con autocivetta, hanno sottoposto a controllo una vettura che stava percorrendo la via panoramica al porto di Tortora a forte velocità. La persona a bordo, una volta bloccata in sicurezza, ha consegnato spontaneamente uno zaino custodito all'interno del veicolo, contenente gli 80 panetti di hashish e il mezzo chilo di cocaina. Il 29enne è stato portato in carcere. L'attività si inserisce in una serie di servizi antidroga condotti con il coordinamento della Procura di Paola, che hanno portato nelle scorse settimane all'arresto per lo stesso reato, a Praia a Mare, anche il 31enne che alloggiava in un B&B, trovato in possesso di 84 grammi di cocaina, 7,3 grammi di hashish, due bilancini, sostanza da taglio, materiale vario per il confezionamento e 800 euro di contanti ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio. A Santa Maria del Cedro invece è finito in carcere un 45enne originario di Napoli, già sottoposto agli arresti domiciliari, che nascondeva in un materasso della sua abitazione 20 grammi di cocaina e un bilancino.
In altre stanze dell'appartamento, inoltre, sono stati trovati e sequestrati 6.300 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga. Piante di cannabis coltivate vicino un camper in un'area isolata di Squillace ai domiciliari turista 62enne. Piante di marijuana coltivate vicino un camper. I militari di Squillace hanno nei giorni scorsi arrestato un turista 62enne con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. L'attività dei militari ha avuto luogo a seguito di controlli nei giorni precedenti al camper che la donna aveva parcheggiato in un'area isolata del comune di Squillace. In particolare, i carabinieri nell'intervenire hanno riscontrato la presenza di quattro piantine di cannabis, verosimilmente della varietà skunk, piantate nelle vicinanze del mezzo e che già avevano raggiunto l'altezza di circa 1,5 metri. La successiva perquisizione domiciliare del camper ha portato al ritrovamento di residui di marijuana e hashish. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari. La donna è stata sottoposta al regime di arresti domiciliari. Violenza sessuale su 18enne a Crotone, arrestati un uomo e la madre della vittima. Gli agenti della squadra mobile di Crotone hanno sottoposto un uomo di 64 anni alla custodia cautelare in carcere e una donna crotonese di 53 anni agli arresti domiciliari. Sono indagati in concorso per i reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale aggravata in concorso commessi nei confronti della figlia 18enne, convivente della donna. Il provvedimento cautelare è scaturito dagli approfondimenti investigativi effettuati a seguito della denuncia della ragazza che avrebbero consentito di far luce su molestie e condotte sessualmente esplicite commesse in ambito domestico in presenza dell'atteggiamento omissivo della madre. Gli accertamenti avrebbero consentito di ravvisare i maltrattamenti posti in essere dalla madre della ragazza dal 2010, quando la giovane era ancora minorenne, all'aprile scorso, che hanno indotto la giovane a fuggire dal contesto familiare e trovare rifugio nell'abitazione di uno zio materno. La Procura della Repubblica di Crotone, accogliendo le risultanze delle indagini, ha avanzato richiesta di misura cautelare al GIP, che ha emesso i provvedimenti cautelari, disponendo la custodia cautelare in carcere per l'uomo e gli arresti domiciliari per la mamma della giovane vittima. Movida e decibel elevati in discoteca di Soverato, controlli dei carabinieri, una denuncia. Musica e centinaia di giovani per strada in queste sere d'estate a Soverato. I carabinieri hanno avviato controlli e nottetempo proceduto con misurazioni fonometriche con i tecnici di Arpacal per accertare i decibel fuori controllo. Nella località turistica gli accessi disturbano gli abitanti che vivono nei pressi dei locali notturni, pertanto i tecnici con i carabinieri hanno provveduto a misurare il livello di rumore emesso per poi confrontare questo valore numerico, denominato rumore ambientale, con il corrispondente valore misurato con la sorgente disturbante inattiva. A Soverato, i militari della locale stazione Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per disturbo della quiete pubblica un 24enne del posto, gestore di un locale di discoteca, poiché avrebbe espletato attività musicale e di intrattenimento danzante, superando i 16,7 decibel i limiti di esposizione al rumore consentiti dalle vigenti norme, eccedendo quindi la cosiddetta normale tollerabilità, recando disturbo al riposo delle persone residenti dimoranti nelle immediate vicinanze. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari. Mare torbido fra Vibo e Lamezia, guardia costiera denuncia un uomo che ha modificato argine di un torrente con l'escavatore. La stagione estiva è ormai nel pieno, numerosi sono gli avventori italiani e stranieri che frequentano le spiagge nella provincia di Vibo Valentia e di Lamezia Terme e che sono stati oggetto di innumerevoli attenzioni e segnalazioni per lo stato di salute generale del mare. In questo contesto, i militari della Guardia Costiera di Pizzo, a seguito di numerose segnalazioni pervenute da privati cittadini riguardanti la presenza di acque marroni nello specchio acqueo antistante la foce del fiume Angitola, hanno risalito il fiume con l'obiettivo di individuare le possibili cause del fenomeno. Nel corso della verifica, i militari hanno rinvenuto un escavatore di grosse dimensioni, posizionato nei pressi della sponda di un affluente del fiume Angitola, accertando altresì che un'estesa porzione di argine risultava modificata in assenza di qualsivoglia autorizzazione, provocando la movimentazione di grosse quantità di terra. Tali attività creavano l'intorbidimento delle acque, che di fatto assumevano una colorazione marrone scuro.
Alla luce della situazione e identificato il proprietario del mezzo, si è proceduto a deferire il soggetto all'autorità giudiziaria competente per territorio in violazione del testo unico ambientale e codice dei beni culturali e del paesaggio, considerato che la zona interessata rientra nel Parco Naturale Regionale delle Serre. L'azione di contrasto degli illeciti ambientali da parte della Guardia Costiera, che si inserisce nel più vasto piano di controlli volti alla repressione dei reati in materia ambientale voluti dai procuratori di Vibo Valentia e di Lamezia Terme, proseguirà con la ricognizione dettagliata del territorio e con i dovuti accertamenti sul regolare trattamento delle acque reflue, l'individuazione di scarichi irregolari, la verifica delle funzionalità degli impianti di depurazione e l'accertamento di eventuali violazioni relative al deposito, la discarica, l'abbandono, il trasporto e il trattamento dei rifiuti. Serra, la minoranza insorge, paese senza acqua, mentre l'amministrazione vive nel mondo dei sogni. Diverse zone di Spineto e di Terra Vecchia senza acqua, località Santa Maria in stato di abbandono e senza bagni pubblici utilizzabili, un costante stato di affanno amministrativo, un biglietto da visita devastante per Serra San Bruno che reagisce a vista d'occhio a causa dei disastri dell'amministrazione comunale. I consiglieri di minoranza, Antonio Procopio, Luigi Tassone, Biagio Figliucci e Vito Reggio, premettono di essere rimasti in silenzio nelle scorse settimane per senso di responsabilità, visto che stiamo per entrare nel pieno della stagione estiva, ma aggiungono di non poter ulteriormente tacere di fronte all'esplodere di gravi problematiche che incidono negativamente sulla vita della cittadinanza. Una situazione di carenza idrica così pesante, affermano gli esponenti dell'opposizione, non si registrava da oltre 30 anni ed è resa più preoccupante dell'inerzia di un'amministrazione comunale che vive nel mondo dei sogni e non vede di deflagrare dei problemi. Non solo non è venuto il promesso distacco da Sorical, aggiungono, e anzi si prospetta l'adesione ad Ardical, ma sono stati effettuati interventi sulla rete idrica comunale. Insomma, non è stato mosso un dito. Ciò che è riscontrabile invece sono solo annunci, post su Facebook e meccanismi propagandistici a cui però ormai non crede più nessuno. Da questo insieme di questioni descritte, i rappresentanti di minoranza traggono le conclusioni e accusano la maggioranza di aver portato avanti solo opere già finanziate senza riuscire a programmare e realizzare niente di nuovo. Quindi, a loro avviso, c'è stato un fallimento epocale di chi, dopo essersi presentato come salvatore della patria, adesso non sa che fare ed è impaurito delle sue stesse prediche. 3 anni di vuoto, chiosano Procopio, Tassone, Figliucci e Reggio, che pesano su un presente con sempre meno servizi reali e che condizioneranno il futuro. Il tutto mentre gli amministratori narrano una Serra che non esiste e si staccano sempre di più dai cittadini. Nuova rete ospedaliera in Calabria, più posti per oncologia, attivazione del servizio a Soveria Mannelli. Il riordino della rete ospedaliera regionale, che è stato presentato nei giorni scorsi dal commissario ad acta e presidente della regione Roberto Chiuto, prevede una serie di novità anche nel campo oncologico. Sono diversi gli interventi che sono stati predisposti dall'ufficio del commissario nel campo dei servizi e della cura delle malattie oncologiche, a partire soprattutto dall'aumento complessivo dei posti letto, si passa infatti a 155 posti letto rispetto ai precedenti 104. Aumentano quelli in day hospital, che passano da 41 a 98, e quelli in degenza ordinaria passano da 63 a 57. Il piano in realtà è ambizioso e riconosce nella regione alcune zone cosiddette disagiate, che in quanto tali dovranno essere dotate dell'offerta oncologica nella rete dell'assistenza ospedaliera. Si precede l'attivazione oncologica, ad esempio, all'ospedale di Soveria Mannelli, ma anche Praia a Mare, Soverato e San Giovanni in Fiore. La disciplina di oncologia prevista nelle strutture hub e SPOC si spiega nell'atto, è contraddistinta dall'incremento dei posti letto di day hospital e da una dotazione variabile dei posti letto di degenza ordinaria. A tale scopo, al fine di rendere coerente la configurazione della rete ospedaliera al bisogno attuale e prospettico della patologia, anche avuto riguardo ai progressi della farmacologia e della tecnologia nella capacità di cronicizzazione degli esiti, gli atti aziendali potranno attivare un numero di posti letto di degenza ordinaria, utilizzando una percentuale non superiore al 25% della dotazione dei posti letto in regime di day hospital di oncologia.
Il contrasto alle patologie neoplastiche, affermano ancora dalla struttura commissariale, necessita di un approccio multidisciplinare e richiede interventi coordinati e sinergici a più livelli, dalla prevenzione alla diagnosi precoce al miglioramento del percorso complessivo della presa in carico del paziente oncologico. Chiaravalle Arte 2023, boom di visitatori e successo crescente per la mostra d'arte contemporanea. Chiaravalle Arte 2023 continua a stupire e a registrare un boom di visitatori. Il successo dell'evento è merito dei curatori Nicola De Luca, Maurizio Vitiello, Vincenzo Lepera, Lara Caccia, della qualità delle opere in mostra, ma anche di una formula che funziona. Tanti volontari attivi protagonisti nell'organizzare, accogliere, assistere e coinvolgere il pubblico. In prima linea la Consulta Comunale della Cultura di Chiaravalle Centrale. Sì, assolutamente sì. E forse di questo dobbiamo ringraziare il fatto che abbiamo cambiato la location, il fatto di essere qui al liceo scientifico, che è una location che si trova al centro del paese, forse dà la possibilità alla gente di poter fruire maggiormente della mostra. Magari la gente passando si incuriosisce ed entra e poi magari ci torna perché ci sono persone che sono tornate anche più volte. Abbiamo dei ragazzi del servizio civile che si sono resi disponibili per aiutarci, per darci una mano ad accompagnare i visitatori nelle stanze della mostra. La professoressa Lara Caccia si è trovata qui con noi ieri e ha fatto una sorta di formazione per questi ragazzi che già si sono cimentati da subito e anche adesso, in questo momento, sono nelle sale e stanno accompagnando i nostri visitatori. Chiaravalle Arte 2023 conferma così il suo ruolo di evento culturale di rilievo, capace di attrarre un numeroso pubblico e di valorizzare il talento artistico contemporaneo. L'evento continua fino al 13 agosto, offrendo ancora incontri e momenti di scoperta delle opere in concorso. A Chiaravalle, serata di musica leggera con i ragazzi di strada. Nell'ambito delle manifestazioni estive preparate dall'amministrazione comunale presso il Piazzale Liceo, si sono esibiti per circa 2 ore il gruppo Ragazzi di Strada, che hanno appassionato il pubblico presente con brani di tanti cantanti di musica soprattutto leggera. Un pubblico caloroso che non si è risparmiato ad applaudire il gruppo formato da 3 chiaravallesi, DOC. Uno della vicina Olivadi e l'altro di San Vito. Ne facciamo vedere uno stralcio, subito dopo il punto, un approfondimento.
ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. A Chiaravalle, grande spettacolo con la danza dei maestri Fabio Borelli e Concetta Flauti. Una serata scintillante a Chiaravalle Centrale, una straordinaria dimostrazione di talento con le bellissime performance della scuola Passione di Danza di Catanzaro Lido, pluripremiata a livello nazionale e internazionale. Eh sì, questa sera noi stiamo proseguendo con il calendario estivo, abbiamo questo piacere di ospitare questa bellissima scuola di danza dove ci stanno dentro dei campioni di livello internazionale, di livello mondiale e siamo ben contenti di ricevere questa scuola a Chiaravalle. Stiamo per partire con questo spettacolo perché ormai si tratta di pochi minuti. Diciamo che il cartellone è ricco, vario. Oltretutto c'è una bellissima mostra d'arte contemporanea perché c'è il premio Città di Chiaravalle. Per quanto riguarda il calendario è vario perché ieri sera abbiamo fatto musica leggera, questa sera abbiamo questi amici di questa scuola di danza molto molto qualificata e poi proseguiremo con altre cose, ci sarà la tamburiata nera giorno 4, una sagra di prodotti tipici il 5 con musica etnica, ma soprattutto ci sarà una serata il 10 con ospiti particolari che arrivano dalla trasmissione Amici di quest'anno, ma anche partecipanti del Grande Fratello, quindi sarà una cosa veramente importante. Il clou sarà anche quello, la serata dell'11 con Eugenio Bennato, che fa parte di un progetto Calabria straordinaria, quindi ci sarà questo festival Città di Chiaravalle Folk e quindi andiamo avanti, ci divertiamo. Sì, innanzitutto ringraziamo l'amministrazione comunale di Chiaravalle, il delegato al turismo che hanno collaborato in maniera importante. Noi abbiamo solo promosso l'evento, ma chi lo ha praticamente portato è stata l'amministrazione di Chiaravalle. Questa sera portiamo una scuola di danza che non è danza semplicemente, è danza sportiva, tant'è vero che è una federazione riconosciuta dal CONI, con due enormi proprio maestri, campioni del mondo e tanti ragazzini che agli ultimi campionati italiani di Rimini hanno portato 94 titoli tra oro, argento e bronzo, quindi per Catanzaro Sportiva in generale è un grosso risultato e averli qui stasera è importante. Sì, buonasera, in qualità di fiduciaria di Chiaravalle intendo promuovere lo sport sia a Chiaravalle che nel territorio. Ringrazio innanzitutto la palestra Passione Danza che sicuramente ci regalerà una bellissima giornata e l'amministrazione comunale, l'assessore innanzitutto il sindaco Mimmo Donato, l'assessore allo sport Isabella De Masi e l'assessore alle politiche sociali e al turismo Gianfranco Corrado, che sono stati diciamo, eccellenti nell'organizzazione e quindi hanno aiutato il CONI nell'organizzazione di questo evento. Ci siamo, ecco, diciamo che abbiamo alle spalle anche, come sento forte, con l'impegno da mettere anche Altre per iniziative. altre iniziative che verranno svolte nel territorio e soprattutto sarò sempre supportata dal dottore Pipicelli che è sempre presente e ci supporta in ogni manifestazione. Noi siamo orgogliosi di essere qua presenti questa sera. Effettivamente avere il logo del CONI sul manifesto dello spettacolo di questa sera per noi è un motivo di grande orgoglio. Naturalmente lo sport è sport a qualsiasi livello e noi che facciamo danza sportiva e quindi apparteniamo effettivamente al CONI siamo contentissimi di portare avanti nel territorio quella che è la nostra associazione. Come ha già detto, naturalmente quest'anno siamo stati nuovamente ai campionati italiani FIZ della Federazione Italiana Danza Sportiva a Rimini, dove abbiamo conquistato ben 94 medaglie, che è un record assoluto che ci pone tra le società più titolate d'Italia. Io sono Fabio Borelli, lei è la maestra Concetta Flauti, che se vuole dire qualcosa naturalmente continuerà. Ecco, possiamo parlare anche di questo, come dire, connubio emozionale, no? Non solo danza, non solo sport, ma anche le emozioni messe in scena.
Sì, questa sera siamo lieti di offrire alla città di Chiaravalle un estratto dal nostro spettacolo di fine anno accademico che ha cercato di creare proprio un connubio tra lo sport e le emozioni, perché la danza praticata a qualsiasi livello coinvolge l'anima, coinvolge i sentimenti, quindi è vero che sport però arriva dentro i cuori e quindi noi siamo contenti di poterlo mostrare attraverso tutti i nostri atleti, i nostri ballerini. Faccio un po' di numeri, ecco, quante persone sono coinvolte? Allora, oggi abbiamo portato una parte del gruppo agonistico perché naturalmente il periodo estivo per loro è un periodo, tra parentesi, di recupero, di pausa e tra i componenti che vedrete stasera ci sono molti dei ragazzi che hanno partecipato al campionato italiano e che hanno vinto le medaglie di cui parlavamo precedentemente. È importante per noi farvi vedere quello che è un po' tutto ciò che trattiamo all'interno della scuola e anche i vari livelli a livello di età, perché vedrete dei bambini più piccoli e vedrete anche una coppia senior, quindi più grande, che ha partecipato anche lei al campionato e vi farà vedere un po' di quelle che sono le danze caraibiche, in questo caso trattate naturalmente dalla nostra associazione. Poi vedrete anche danze latine, danze coreografiche, show dance. Abbiamo uno spettacolo nutrito e speriamo che possa piacere a tutti. La scuola si trova a Catanzaro Lido? La scuola si trova a Catanzaro Lido, vicino al parco commerciale Le Fontane. È una zona strategica perché è facilmente raggiungibile sia da Catanzaro che da Lido che dal circondario, insomma. E noi ci occupiamo, come diceva Fabio giustamente, di danza sportiva, quindi danze standard, danze latine, danze caraibiche. E ci occupiamo di agonismo, ma ci occupiamo anche del settore ludico, quindi tutti quelli che vogliono praticare la danza anche per divertirsi, per trovare un momento di convivialità insieme, possono venire a trovarci. Vi aspettiamo tutti a braccia aperte. Time.
A Chiaravalle un successo per l'Orchestra Sinfonica Abruzia. Grande successo per l'Orchestra Sinfonica Abruzia, diretta dal maestro Francesco Perri con la partecipazione di Francesca Maria Olia e Vincenzo Macri. Siamo al Teatro Impero a Chiaravalle Centrale e abbiamo avuto il piacere di ospitare l'Orchestra Sinfonica Abruzia, un'orchestra ICO calabrese, che questa sera ha proposto un programma di colonne sonore appartenenti alla storia del cinema italiano. E qui con me il direttore artistico e il direttore d'orchestra che ha diretto il concerto di questa sera, il maestro Francesco Perri. Buonasera, volevo chiedere al maestro appunto di farci un cenno sul programma che è stato eseguito, magari anche sulle motivazioni della scelta dei brani. Va bene. Innanzitutto io sono felice di essere qui a Chiaravalle, in questo teatro che oggettivamente non conoscevo, che è il Teatro Impero, che mi ha fortemente emozionato in alcuni momenti del programma. Questa di questa sera è un repertorio, per la verità, a cui ho lavorato per diversi mesi, per ciò che riguarda l'aspetto dell'arrangiamento. E volevo dedicare questo percorso estivo alla riproposizione della musica italiana, del cinema italiano del dopoguerra, quindi dal 50 fino agli anni 80, attraverso una carrellata tra i maggiori compositori italiani che stanno piano piano nella memoria delle nuove generazioni anche scomparendo, quindi tipo Carlo Rustichelli, Armando Trovaioli, Rizzo Ortolani, Stelvio Cipriani, Manuel De Sica, eccetera, per riportare all'attenzione quello che è stato il suono italiano, la cosiddetta dolce vita di cui si parla tanto, ma che è importante, ha rappresentato per l'Italia intera un momento anche di crescita culturale, oltre che musicale. Ecco quindi il senso di riproporre in una serata estiva, in un serata estiva che noi rifaremo durante questi mesi anche di agosto e di settembre, per riproporre l'attenzione e rivalutare l'attenzione a questi meravigliosi temi del cinema italiano. Benissimo, noi sappiamo che l'orchestra ha un'intensa attività concertistica, sappiamo anche che l'orchestra ritornerà a Chiaravalle perché il nostro comune è diventato partner di questa realtà orchestrale importante. Speriamo di rivedervi presto nella nostra cittadina e grazie per i bei momenti che ci avete fatto passare. Ma io sono felice di ritornare qui e ripeto, ringrazio queste comunità che sono forse leggermente decentrate da quelle che sono poi le province, che hanno un'attività musicale molto intensa, fattiva e che è necessario rivalutare e sostenere nei limiti di quelle che sono le nostre possibilità.